Nome: Marcello. Letizia Ilaria. Cognome: Dolores. Nuvoli. Professione: Vicepresidente Affari Legali e Regolamentari. Head of Legal Department. Azienda: Discovery Networks Italia. Indiana Production SPA. Tre aggettivi che definiscono la tua professione: Divertente, innovativa, flessibile. Preferirei più sostantivi. Secondo me c'è ascolto, precisione, pazienza. La cosa più difficile del tuo lavoro? Devi sempre stare al passo con i tempi e avere una preparazione tecnica e anche sulle tecnologie enorme. Poter dare un ascolto completo a tutte le richieste che mi vengono fatte. La più facile? Lavorare col mio team e con i miei colleghi. Appassionarsi ai progetti. Cosa preferisci tra cinema o TV? TV. Cinema. Film o serie? Film in TV. Film. Documentario o reality? Documentari. Reality. Il tuo film o programma preferito? Qualunque film di Kubrick e poi Bake Off. Il dottor Stranamore. Il tuo canale preferito? 9. Rai News 24. Lineare o on demand? Ad oggi ancora è lineare. On demand. La legge Franceschini è una buona cosa per il cinema? Nel breve termine forse sì, nel lungo termine no. È un buon inizio. Perché? Nel breve termine porterà un po' di soldi in più, un po' di investimenti in più, nel lungo termine non creerà grande valore. Perché cerca di incentivare i nuovi autori a uscire fuori ed emergere. E per la TV? Per la TV no, non è un bene assolutamente. Per la TV anche. Perché? Perché impone degli obblighi di investimento e sono troppo severi, molto più severi della normativa europea peraltro, e poi una serie di adempimenti e burocrazia enormi. Perché impone degli investimenti molto interessanti per i produttori indipendenti. Cosa cambierà per la tua azienda adesso? Molto più burocrazia, aumenteranno anche dei costi e anche nuovi limiti rispetto a quello che è lo sviluppo di nuovi formati e nuovi contenuti televisivi. Si spera di poter collaborare di più con le emittenti e di poter valorizzare i nuovi autori che noi costantemente cerchiamo. La cosa migliore della legge Franceschini? Non ce ne sono tante, forse un timido riconoscimento del valore, diciamo, del contenuto televisivo, che però nella legge alla fine è sempre considerato quasi una sorta di contenuto di serie B rispetto al cinema. Il tax credit. Quella peggiore? Quella peggiore è sicuramente gli obblighi di programmazione nel prime time e le sanzioni, che sono veramente abnormi e non comprensibili. Non aver previsto assolutamente delle misure contro la pirateria. Il decreto serve a far ripartire il cinema? No, porterà un po' di soldi in più nell'immediato, nel lungo periodo non porterà grandi vantaggi. Ce lo auguriamo. Cosa altro servirebbe? Beh, servirebbe sicuramente molto più stimolo all'internazionalizzazione del contenuto italiano, a misure più strutturali e anche ad una maggiore distribuzione multimediale del cinema stesso e dei film. Antipirateria come primo obiettivo, perché è un male da combattere veramente su più fronti. E direi che con quello già faremo un buon lavoro. Il decreto aiuta la TV e gli autori italiani? No, quello assolutamente no, anzi appunto rischia di limitare proprio lo sviluppo dell'innovazione televisiva. Credo di sì. Cosa serve per far ripartire la TV invece? La TV sta bene, avrebbe bisogno di minori obblighi, minori lacci, minori lacciuoli e avere la possibilità di competere al meglio con i nuovi colossi del digitale. Puntare sulla qualità.
Indicaci ora una tua proposta di legge. Cosa proporresti se fossi tu il ministro? Quello che non c'è in questa legge, quindi un sistema premiante per gli editori televisivi e per i produttori cinematografici che riescono ad esportare il contenuto italiano fuori dall'Italia, digitalizzarlo, andare sulle piattaforme multimediali con successo. Proporrei di incentivare anche la multimedialità. Grazie.